Il business ha un esempio eclatante per aiutarti a comprendere come non vivere in scarsità ed evolverti nel cammino spirituale. Ci sono alcune persone che iniziano a fare impresa e si chiedono come posso essere di aiuto agli altri. Altre persone invece che pensano al loro bisogno. Come posso io soddisfare il mio bisogno? A volte in alcuni paesi con persone che hanno delle grandi ristrettezze economiche, mentali più che altro, più che reali e concrete, cercano di indurti anche e di farti provare colpa, perché tu devi fare un qualche cosa per loro. Ma questo meccanismo in realtà non funziona. Non funziona perché non è così che funziona il mondo. Non va in questa direzione. Inizia a occuparti degli altri. Come puoi essere tu di servizio per gli altri? Sia che tu stia facendo un'impresa, sia che tu non stia facendo un'impresa. Perché in ogni caso diventerai ricco, diventerai ricca tu. Da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista spirituale. Quindi se riporti questo insegnamento importante nell'ambito del lavoro, allora questo modo di pensare ti aiuterà a sviluppare meglio l'impresa. Se invece lo applichi nella tua vita quotidiana di tutti i giorni, allora questo ti arricchirà in modo straordinario nella tua vita, nel modo con cui ti senti, cammini nella vita. Rifletti su sta cosa, perché tutto arriva a un termine. Siamo arrivati a un luogo di cremazione qui a Varanasi. Tutto finisce prima o poi. Quindi cerca di fare in modo che la tua vita sia ricca, perché tutto finisce prima o poi. Quindi chiediti che cosa posso fare per gli altri. Come posso essere utili per gli altri? Perché non ci sono gli altri. Perché nella grande illusione della morte, dove prima o poi brucerai o verrai sotterrato o quello che l'è, in realtà non ci sono gli altri. Il corpo sembra che finisce, in realtà si trasforma, tutto esiste da sempre per sempre. E proseguirai il tuo cammino con la tua anima, col tuo corpo energetico, trallallero, trallallà, tra i boschi fioriti. E vivrai meglio, ora, dopo, sempre, con questo atteggiamento di servizio nei confronti degli altri. Come posso essere utile agli altri? Da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Azzalotto.